Oggi parliamo di pastore belga Malinois. Malines o Malin. Purtroppo per parlare di questa razza bisogna fare molta attenzione. Bisogna fare molta attenzione perché gli allevatori, molti allevatori, soprattutto i primi allevatori di pastori belga del Malin, si sentono depositari delle verità assolute. Quindi farò molta attenzione perché è proprio un rischio importante parlare di Malin. Cioè, quando parli di Malin ne possono parlare solamente loro, possono dire loro, la loro solo loro. Te lo possono mettere in quel posto solo loro. Chiaramente è un video rischioso, come vedete, e dovrò cercare di fare molta attenzione. Ho paura che mi si conosca, spero di no, francamente. So che avete aspettato questo video per tantissimo tempo sul pastore belga e finalmente è arrivato. È un sacco di tempo che non faccio un video su una razza specifica. Mi sembra giunto il tempo che questo si faccia. Chiedo scusa per l'audio, ma non posso svelare la mia identità proprio per quello che c'è intorno al Malin e proprio per non mancare di rispetto a gente pesante, insomma, gente che poi dopo ti minaccia, scrivono su Facebook, cioè ti capito? Scrivono su Facebook, cioè io sta cosa mi mette in ansia, una paura, sui forum, no? Cioè dici che fai? Attentato o metto una cosa su un forum, sui forum? Scrivono, mi fanno pure pubblicità e io ho paura. Sono Manuele, non mi avete riconosciuto? Sono io! Sono Lillo! Non mi avete riconosciuto? No, pensavo che mi avevi... No, io veramente... Sono Manuele, dai, sono Manuele. Intanto quella che sentite è un meticcio, nel senso che io ho comprato un cane per un malin, ma non mi è mai arrivato al pedigree, quindi probabilmente è un meticcio, ma questo. Però credo che l'abbia il pedigree perché mi dicono che già a 2 anni, quando l'ho preso, aveva già fatto una cucciolata. E già era lavorata, quindi forse mi hanno dato... mi hanno fatto un buono, come si dice. Allora, parliamo di Malin. Malin, quello che ho detto prima l'ho ironizzato, ma è vero. Nel senso che qualunque cosa si dica sul Malin, ci sono gli allevatori. Quindi vi invito, la prima cosa che da fare è questo riferimento non è a nessun allevatore italiano. Chiaro? Nessuno, cioè proprio nessuno, manco mezzo. Andate all'estero, in Francia, andate in Belgio, chi è? Andate in Germania. Il Malino è un cane straordinario, un compagno di vita incredibile. L'ho avuto la mia prima esperienza familiare con Nina, una Malina che avevo preso sempre a 4 anni da sorte avversa. E un cane che ha segnato un periodo importante della nostra vita perché ha vissuto insieme al Labrador la crescita dei nostri figli. Cosa c'entra questo con il video? Un attimo, ti stai zitta? Per favore. Per favore. Forse mi crede. Cosa c'entra con il video? C'entra tanto perché era in linea del tutto teorica un cane molto aggressivo. E lo era, non solo in linea teorica, era un cane, mi si diceva, molto forte, e lo era,
Però improvvisamente questa femmina che io sono andato a prendere, hanno smesso di lavorarla perché l'interesse evidentemente era venuto meno. Mi è dispiaciuto non aver tirato fuori da quella situazione anche il fratello, mi auguro per lui che ci sia stata una buona sorte. Lei ha cresciuto insieme al Labrador e alla Grigia che avevo, i nostri figli. Per Grigia, Grigia sta per pastore tedesco, altro video per il quale dovrò camuffarmi e fare in modo che non mi riconoscano, perché poi c'è sempre la preoccupazione che scrivano sui forum e voi capite che a me quando scrivono sui forum mi mette un'ansia incredibile. Ehi! Scusate, ogni tanto devo fare l'urlo, quello quasi convincente. Andiamo a parlare di pastore belga Malinò. Allora, o Malin, da dove comincio? Purtroppo non è possibile dividere, o quantomeno non nella facilità, dividere quello che è il mondo intorno al Malin, dal Malin stesso. Io ci proverò in via del tutto eccezionale, provando a regalarmi questa emozione. Allora, il Malin è un Ferrari. Io parlo genericamente, poi da allevatore ad allevatore sentirete opinioni diverse. Sicuramente parliamo di un top cane che però è incappato nel core business degli sport, nello specifico dell'IGP. Che cosa significa? Focus o target, core business. Core business, cosa intendiamo? O se vogliamo anche Mondioring, ma in Italia è poco voluto il Mondioring, o comunque purtroppo, perché poi è una bella disciplina. Essendo entrato nell'occhio di Sauron, hai capito, dei lavoristi, di quella categoria che io amo e odio, io li intanto li saluto e li invito a farmi pubblicità su. Continuare a insultarmi perché mi fa piacere far sapere a tutti che più lo fate, più io linko in descrizione il video sul teletac, sul collare elettrico, sul fatto che chiunque arrivi nei podi del primo posto è perché usa il collare elettrico, capito? Quindi o collare a punte, e poi chiaramente io sfido sempre chiunque dei lavoristi a fare 10 giorni con me. 10 giorni con me, dormiamo nello stesso albergo. E io dico che la decima prestazione è il cane senza teletac e senza collare elettrico. Da 100 che faceva fa 7. 7. Il più forte che c'è di questi italiani. Se vuole venire con me, ben volentieri. Detto questo, è difficilissimo, cioè, però devono essere 10 giorni così. Io pago l'albergo. Il cane fa la gara la mattina senza teletac e collare a punte. Vi do il collare a strozzo. Quello ve lo voglio regalare, vi concedo il collare a strozzo. O altrimenti facciamo i video e ripubblichiamo. A occhietto? Eh? O pubblichiamo. E facciamo la stessa cosa per 10 giorni. Dopo 10 giorni il vostro cane che fa 99 in obbedienza, secondo me, stesso giudice, cioè facciamo la gara al primo giorno e poi dopo 10 giorni. Io però mi prendo 10 giorni, sto con voi 10 giorni, pago l'albergo 10 giorni e dopo 10 giorni senza collare elettrico e collare a punte. Il vostro cane fa proprio una prestazione che dice mamma mia, e può essere qualunque cane. Comunque, detto questo, torniamo a bomba. Non è facilissimo distinguere il Malin nel core business nel quale è incappato. Per quale motivo non è facilissimo? Perché lo costringe ad avere una serie di aspettative molto alta e questo riduce il cuneo di osservazione di tantissimo. Faccio un esempio. La mia prima esperienza con un Malin era una femmina di 4 anni e mezzo, 4 anni e mezzo che sono andato a prendere, salvata da una situazione, letteralmente salvata perché viveva in un trasportino e non diamo un nome alle cose, salvata, e addirittura l'allevatrice di prima, l'allevatrice, o meglio la proprietaria dell'affissa, avrebbe preferito quella sorte al fatto che ce l'avessi io. Questo la dice lunga sull'atteggiamento
a casa mia, è venuta in casa sul divano, cioè è passata da un trasportino ad un divano, ma questo sono scelte personali, cioè se un allenatore preferisce un trasportino ad un divano con dei bambini, va benissimo, cioè va benissimo a lei, a me no, però ognuno è libero di dire quello che preferisce, fare no, perché poi c'è la legge, insomma, far vivere un cane dentro il trasportino è maltrattamento per gli animali, ma questo è un altro discorso, non era questa la fattispecie, quindi è un'altra cosa. Però era un cane chiuso 8 ore dentro il trasportino, punto, dormiva là, come andava via il sole, si vedevano il giorno dopo al campo d'addestramento, quindi il cane sarebbe uscito per fare i bisogni, per sporcare, da là. Purtroppo soprattutto nel Malin è molto diffuso perché sono cani, come dicevo prima, molto sportivi, molto dinamici, molto veloci, molto intelligenti, molto efficaci, molto tutto, molto attivi e finiscono spesse volte nelle mani di addestratori che rivendicano le proprie aspettative personali, riversando le proprie frustrazioni personali sul cane, che se poi non raggiunge un determinato livello diventa un cane che finisce nel dimenticatoio. Mi dispiace, non c'è un altro modo di dirlo, l'ho detto, questa è la prima grande difficoltà nel parlare di Malin. Seconda grande difficoltà, e tutto questo ve lo dovete sorbire, perché poi se non finisco in questo video ne farò un altro e un altro ancora. Se tutto questo non basta, quello che dicevo prima con il passamontagna perché non volevo farmi riconoscere, signori, è vero, cioè purtroppo il Malin è l'unico caso di cane in Italia dove ci sono allevatori che si sono autoconvinti di essere i più bravi dei giudici, bravi di tutti, si sentono proprietari della razza, che è una cosa che io in cinofilia non ho mai visto, cioè non c'è, abitualmente non c'è questa cosa in cinofilia, solo esclusivamente nel Malin, pontificano, cioè questo è un video pubblico, se non mi scrivi parolacce lascio anche i commenti sotto, è un video pubblico, lo fanno girare, a me va benissimo. Ma il problema è che questi parlano convintamente come se fossero i proprietari della razza. E questa è la seconda difficoltà. Infatti tantissimi professionisti, non pochi, e anche tanti privati che sono più o meno concentrati e vogliono comprarsi un Malin, decidono di andare all'estero. Decidono di andare all'estero perché è una merda, non c'è un altro modo di dirlo, non c'è un altro modo di dirlo. Questi sono i due punti fondamentali dai quali non potevo, non, cioè sono costretto a parlare di questo, perché magari, dato che è successo nella live precedente, un amico mi ha detto, una persona che ha visto il video, dopo aver visto un tuo video ho comprato un cane, non dico la razza, lo trovate nei commenti, nelle live. Quindi questi video di un canale che cresce hanno una responsabilità. Cioè un canale che io ho fermato a 12.000, me ne sono ritrovato a 14.000, evidentemente c'è una responsabilità diretta su quello che accade e devo assumermela questa responsabilità nello spiegare le cose. C'è un problema, lì c'è un problema, signori. Se comprate un Malin avete un problema. Scegliete benissimo gli allevatori, ci saranno sicuramente. Io come al solito non faccio nomi, perché se parlo bene di uno faccio torto ad altri 10. Se però vi dovesse trovare di essere dentro una banda di matti e di persone che si sputano addosso qualunque cosa, dopo non scrivete a me, perché quello è. Quindi è difficile estrapolare il Malin in Italia da quello che l'uomo è stato capace di costruire intorno. Vale anche per altre razze, vale anche per altri fenomeni da baracconi, però soprattutto vale per questo. E attenzione, in questo video non metto quello che dovrei mettere. Intanto sto preparando un manuale scritto, non so se fare un videocorso, perché quello deve essere la cosa proprio, quella me la devono proprio pagare,
un videocorso per comprare un cane senza passare da fagiani, perché purtroppo bisogna essere preparati a tutti. Comunque, tornando al Malin, come ho detto prima, i complimenti non bastano mai. È un cane che, se tenuto in famiglia, mi dicevano è un cane che non può stare in famiglia, ha bisogno del giardino, sta benissimo sul divano, proprio, ma proprio bene, sta benissimo sul divano, che tu lo vedi, è un cane che, se cresce, anche, pensate questa cosa, io mi metto il casco mentre la dico, aspettate, mi metto il casco, è un cane che, se voi decidete anche di prenderlo solamente per amor di razza e non farlo lavorare, pensate, è contento lo stesso. È contento di stare amorevolmente in famiglia. Sono Manuele, non mi hai riconosciuto. È contento di stare in famiglia come tutti i cani del mondo. Nel lavoro. Nel lavoro dovrei farvi tutta la pappetta quella giusta. La pappetta giusta è questa. Vi dico qual è la pappetta giusta. Allora, un cane che, se tu imposti bene, fin da cucciolo, gli esercizi, poi dopo vedrai che alla fine arrivi sempre, che per arrivare a livelli mondiali, tutti e tre, detta da loro, registrato, perché casa mia registra tutto, tutti quelli che stanno sul podio usano il teletac, se ne è vero, collare elettrico o collare a punta, fine. Ai vertici dell'addestramento mondiale c'è il Malin, traete voi le conseguenze. Se la litigano ogni volta tra pastori tedeschi e pastore belga malinois, evidentemente i metodi sono gli stessi. E io aspetto sempre che escano allo scoperto e ci dicano pubblicamente quali sono, a parte le posizioni insegnate giuste da cucciolo. Io aspetto sempre, sono sempre in attesa di sapere quali sono i metodi giusti. Ma mi sa che sono quelli che pensiamo tutti quanti, insomma, collare a punte, doppio collare a punte e collare elettrico, sempre quelle. Se non ne avete, se le vostre ambizioni non superano le aspettative, è un cane con il quale potete vivere una vita divertente, è un cane da difesa, nel senso che è un cane che non ha bisogno più di tanto che gli sia stimolata, perché se vede la malparata si accende subito. È un cane da guardia, nel senso che è un cane da guardia e in casa e in giardino. Per entrare dentro casa con un Malin, se il Malin è adulto e tu non vuoi che quella persona entri, o entra la persona e muore il cane, o la persona non entra, perché è un cane che dà tutto se stesso per la causa. Chiaramente farlo vivere in appartamento significa concedergli almeno una volta al giorno, chiaramente, tutte le uscite, quelle necessarie per l'igiene del cane e per la salute del cane. Meglio è se a questa viene aggiunta una bella sgambata, perché il Malin è un gatto. Io però, dal mio punto di vista, ma è una mia esperienza, posso dire che è un cane che preferisce stare tutto il giorno con te piuttosto che una sgambata da solo. Se oggi dovessi scegliere un Malin da far stare il pomeriggio in casa o farlo stare in giardino, dico, in casa, in giardino non ci può stare, perché è un falso duro, nel senso che non è un maremmano, non è uno di quei cani che amano stare all'aperto per fatti loro, ma è un cane che ama stare con te.
dentro di te proprio, cioè, non solo con te. A me la più grande somiglianza che ho trovato tra i malin in genere e tutti gli altri cani è il boxer. Cioè non estetica, esteticamente uno non c'entra niente dall'altro, ma una somiglianza proprio di carattere. Nel senso, il malin tu non te lo togli proprio da dosso, ti fa innamorare. Cioè, no, una volta, no, due volte. Lui insiste, insiste, insiste fino a quando non vince lui. E ora userò una parola, ma mi pentirò di averla usata, perché io non l'ho mai usata nei miei video. Non l'ho mai usata. Aspettate, aspettate, perché questa parola merita giustamente. È un cane di una intelligenza incredibile. Io non l'avevo mai visto cani così, e spiego perché. Sono manuale. Spiego cosa intelligenza. Sapete, io non amo la parola intelligenza associata a un cane. Però a me il Malin. Ora non sto dicendo che il cane è stupido, sto dicendo un'altra cosa. Però il Malin. Almeno nelle mie una esperienza e mezza, perché allo stato attuale io ripeto, ho un meticcio e un Jack Russell. Poi, se mi dovesse arrivare al pedigree di sto cane che ha partorito come Malin, potrò parlare di Malin. A me la cosa che mi ha colpito è l'intelligenza legata alla memoria. Quindi si potrebbe parlare di intelligenza mnemonica, ma non è esattamente quello. A me non era mai capitato di vedere un cane che ricordasse o arrivasse per tentativi ad aprire una porta che ha bisogno di determinati passaggi che possono essere fatti da un cane per essere aperta. Mi era capitato di vedere cani che aprissero delle porte, ma non che imparassero il modo per aprire una determinata porta. Voi direte chi è? Houdini. Non mi era mai capitato, o meglio, mi era in diverse occasioni capitato di vedere cani che aprissero ad esempio le gabbie o i trasportini sfondandoli. Mi è capitato tantissime volte. Quante volte abbiamo visto trasportini? Non mi era mai capitato di vedere con continuità cani che aprono le gabbie con le chiusure a molla e con il blocco. Quello lo fai perché hai memorizzato. Sto cercando di capire ora. Sto montando anche un video perché le ho montato addosso una telecamera per vedere come fa. Non so poi se lo farò pubblico, se lo farò vedere, non lo so. Però sono cose che a me, che amo studiare i cani, mi incuriosiscono tantissimo. Ora, la domanda è: il Malin è un cane per tutti? Qui farò arrabbiare un sacco di gente. Per me no. Per me no. Non è un cane che si può dare a tutti. Bisogna obbligare l'allevatore, l'addestratore, poi educarlo, eventualmente laddove fosse il primo cane, ad un percorso con quel cane. Di un percorso di un determinato tipo. Perché, come ho detto prima, paragonandolo ad un Ferrari, se non scali bene la frizione, il Ferrari lo butti. Se non spingi bene il piede del freno, il Ferrari lo butti. E il Malin è un cane che gioca costantemente su degli equilibri molto, molto difficili da gestire. Questo è stato un primo video sul Malin.
sperando di non aver fatto arrabbiare nessuno, secondo me ad oggi, insomma, Manuele, secondo me ad oggi è il miglior cane che c'è in circolazione ancora da lavoro, se usassero sul Malin meno corrente e meno collare a punte, probabilmente forse sarebbero un po' meno campioni, però i cani avrebbero meno cani di 2 anni che non sanno dove mettere dopo che gli hanno fatto fare una cucciolata. Continuate a farmi girare nei forum, che mi fa molto piacere. Allora, ho anche un canale Telegram, che si chiama Attenti al Cane. Quindi continuate a farmi girare perché grazie a voi mi avete fatto diventare il canale famoso. Vi ringrazio. Questo è stato il primo video sul Malin, poi ne faremo altri. Ciao ciao!